Allora, in questo brevissimo video volevo parlarvi di un enzima che vi diventerà familiare nel corso del liceo scientifico, perché ne parleremo tanto, avremo modo anche di vederlo utilizzare nei laboratori, eccetera. E questo enzima è la beta-galattosidasi. Vi accenno già cos'è un enzima. L'enzima è una molecola chimica che ha la funzione di far avvenire una certa reazione. Tra le diverse funzioni che hanno le macromolecole c'è anche questa, no? Questa funzione enzimatica, cioè rendere possibile una reazione. Cosa vuol dire? Noi abbiamo dei reagenti e otteniamo dei prodotti. Questo è quello che avviene in una reazione chimica. Però affinché la reazione avvenga e avvenga con il ritmo giusto, c'è sempre bisogno di un'altra molecola che, pur non partecipando alla reazione in modo attivo, cioè non partecipando come reagente, consente a questa di farla avvenire. La beta-galattosidasi agisce sul lattosio. Allora, noi sappiamo che il lattosio è un disaccaride fatto da due monomeri che si sono condensati, questo qui è il punto ossigeno, questi due monomeri sono differenti, infatti vedete che li ho rappresentati con un diverso tratteggio. Noi sappiamo che quando abbiamo dei disaccaridi, dei polisaccaridi, attraverso la reazione con l'acqua, quindi l'acqua l'ho messa qui proprio come reagente, anzi sarebbe più corretto, questo lo correggiamo, metterlo qui, quindi io ho il lattosio che reagisce con l'acqua e innesco una reazione di idrolisi, no? Questa reazione di idrolisi avviene e nei prodotti che si formano, vediamo qual è stato il contributo dell'acqua, però avviene solo se la beta-galattosidasi interviene, quindi se questo enzima qui interviene, va bene? Quindi noi possiamo immaginare la funzione dell'enzima. Se la beta-galattosidasi non c'è, non è presente nell'organismo vivente, la reazione di idrolisi non avviene. La reazione porta infatti alla formazione del glucosio e del galattosio come due monomeri separati. Quindi questa qui è la molecola d'acqua, secondo reagente, e quindi ritroviamo i componenti della molecola d'acqua qui dove li ho sottolineati di verde, come ho sottolineato di verde l'acqua. Allora, ci sono nella popolazione tanti individui che sono intolleranti o ancora peggio allergici al lattosio. Cosa vuol dire? Che non riescono a metabolizzare il lattosio e quindi hanno come sintomatologia, ad esempio, fenomeni di diarrea, di dolori al sistema digerente. Questo perché? Perché non producono la beta-galattosidasi. Allora, cosa succede? Siccome il numero di individui nella popolazione sta progressivamente aumentando, in commercio ci sono dei latti che si chiamano HD, va bene? Si trovano nel banco del latte, magari in una zona un po' defilata, però se ci fate caso, questa sigla che vuol dire alta digeribilità, high digestible. In questi latti, praticamente, la scissione del lattosio nei due monomeri glucosio e galattosio è già stata fatta. Quindi è un latte che si dice molto digeribile perché non deve essere innescata all'interno dell'individuo questa reazione, che potrebbe innescarla, però non avendo la produzione di beta-galattosidasi in modo efficace, non lo può fare. Tante volte succede che gli intolleranti al lattosio non lo siano nei confronti di magari formaggi che sono stagionati oppure anche di yogurt. Perché? Perché i batteri presenti ad esempio nello yogurt hanno già scisso il lattosio nei due monomeri, perché questi batteri producono comunque loro la beta-galattosidasi, quindi hanno già innescato un processo di scissione che quindi, quando noi utilizziamo il lattosio, ci troviamo già nel prodotto i due monomeri separati.
Va bene, quindi anche i batteri producono questa beta galattosidasi, quindi possono fare questo per noi, lo possono fare nello yogurt oppure lo possono fare anche in formaggi stagionati, tipo nel grana. Nel grana, ad esempio, il lattosio non si trova come tale, ma si trova già scisso, dico nei latticini, perché sapete che il lattosio è lo zucchero appunto presente nel latte. Qualcosa sulla produzione di questo enzima. Allora, questo enzima rientra nella categoria degli enzimi inducibili. Cosa vuol dire? Vuol dire che viene prodotto solo quando serve. Voi dovete pensare che gli organismi viventi sono organismi che consumano energia e pertanto devono economizzare questa energia, quindi non devono spenderla quando non serve. Quindi, se un individuo o un batterio, diciamo, può fare a meno di produrre la beta-galattosidasi, non la produce, no? Quando comincia a produrre? Quando serve, quindi quando deve per forza scindere il lattosio affinché si produca il glucosio e il galattosio, e da questi si possono ottenere le fonti energetiche. Quindi voi pensate che nella cellula l'energia sotto forma di ATP viene prodotta solo se ci sono dei monomeri, va bene? Quindi se io con l'alimentazione già inserisco dei monomeri, non c'è bisogno della beta-galattosidasi. Quindi in una situazione in cui non c'è lattosio, la beta-galattosidasi, qui c'è la concentrazione della beta-galattosidasi, rimane a valori bassissimi o nulli, no? Appena però nell'alimentazione viene a meno il glucosio e inserisco solo il lattosio, quindi qui ho fatto vedere cosa succede inserendo il lattosio, il metabolismo se ne accorge, quindi comincia ad aumentare la produzione di beta-galattosidasi, che quindi rimane alta, in modo tale che tutto il lattosio possa essere consumato. Quando tutto il lattosio è stato consumato, la beta-galattosidasi ricomincia a diminuire. Ricordate che quando dico l'organismo produce qualcosa, in questo caso un enzima, tutte le volte che uno deve produrre, deve costruire, deve usare energia. L'energia va economizzata e quindi questo è proprio un esempio di economia di energia. Se una cosa non serve, l'organismo non la produce. Un'ultimissima cosa, sempre parlando di enzimi, tutti gli enzimi finiscono, ecco, con questo suffisso asi. Quindi quando voi trovate in biologia un termine che finisce per asi, in più delle volte stiamo parlando di enzimi. Un altro modo per spiegarvi cos'è l'enzima, e poi avremo modo di farlo, è una sorta di chiave che apre una certa serratura. Cioè, se io ho una porta e questa porta è chiusa, io voglio far avvenire questa reazione di apertura della porta, devo inserire nella porta l'apposita chiave, ed è una chiave specifica per quella serratura. Poi la chiave la tolgo, va bene, e la posso utilizzare tutte le volte che voglio. Quindi vedete che in quest'ottica della chiave della serratura, l'enzima è qualcosa che mi serve per far avvenire una reazione, far avvenire l'apertura della porta, però è qualcosa che non viene consumata, quindi che posso riutilizzare tante volte. Ovviamente tutte le molecole chimiche hanno, queste qui organiche, perlomeno una durata, quindi la beta-galattosidasi dopo un po', diciamo, si deteriora, quindi l'organismo deve continuamente ricostituirla. Ecco. Basta, mi sembra di aver detto tutto, una lezione breve, però è ricca di significato. Osservate bene questo grafico dove ho messo la concentrazione della beta-galattosidasi e il tempo. Per un certo tempo la beta-galattosidasi rimane a livelli bassi perché non serve, dopodiché introduco il lattosio come unica fonte energetica, quindi occorre la beta-galattosidasi, quindi l'organismo si accorge del cambiamento, produce la beta-galattosidasi che rimane, vedete, su livelli alti fin tanto che il lattosio non è stato tutto idrolizzato,
Poi, quando non serve più, comincia di nuovo a riscendere. Quindi questo qui è l'asse del tempo.